Giacomo Perrotta, sindaco della città di Scalea, città di tappa del Giro d'Italia del 2022. A 100 giorni dall'arrivo della tappa, la torre di Talao si è illuminata di rosa. Sì, la torre Talao, monumento simbolo della città di Scalea, da oggi si è illuminata di rosa proprio per scandire i 100 giorni che ci separano da questo evento, permettimi di dire che è straordinario per la città di Scalea, perché è l'unica tappa d'arrivo della Calabria, perché poi il giorno dopo ripartirà da Diamante. È un'occasione che non abbiamo voluto perdere, insieme con gli altri partner che sono Ecotour, che sono il Parco Nazionale del Pollino, la Regione Calabria e tutte le associazioni che da qui a 100 giorni si mobiliteranno affinché Scalea possa diventare una città di tappa all'altezza della situazione. È innegabile che questo è un evento che rimarrà nella storia di Scalea, come già lo è stato, perché Scalea già fu in passato, più di 10 anni fa, anche qualcosa in più, fu tappa del Giro d'Italia. Scalea da qui, da adesso fino ai 100 giorni, sarà oggetto di lavori, sarà oggetto di tutta un'attività frenetica di associazioni, da parte anche dell'amministrazione, da parte di Ecotour, da parte di tutti gli attori protagonisti, affinché Scalea possa, ripeto, essere all'altezza della situazione. Come si sta preparando la città a questa manifestazione? La preparazione a questa manifestazione deve essere precisa, ma ancora di più deve essere maniacale. Proprio in questi giorni sono arrivate le specifiche tecniche da parte di RCS, con l'indicazione di tutti i parametri che la città di Scalea deve rispettare affinché tutta la manifestazione possa andare nel migliore dei modi. Quindi già domani ci sarà una riunione operativa in comune con tutti gli attori operativi, quindi dal comando della polizia locale, con l'ufficio manutentivo, con l'ufficio tecnico, con i rappresentanti delle associazioni e con i delegati dell'amministrazione, affinché possiamo già immediatamente partire per ottemperare tutte quelle che sono le richieste, ripeto, precise e maniacali, come un evento del genere richiede, da parte di RCS. Quindi non dobbiamo e non possiamo farci trovare in preda.